Allora, questo albero che troviamo qui sulla sinistra è un acero, che è un albero che purtroppo non crea micorrize, diciamo, con i funghi. Non è un albero, sì, anche quello, vedete, anche quello. Non è un albero dove normalmente, diciamo, possiamo trovare molti funghi, va bene? Mentre nella stessa zona troviamo anche il carpino, che è un albero con la foglia, diciamo, seghettata, e troviamo anche alcune querce, e sono dei funghi velenosi. Il genere micena non annovera specie commestibili. Guardate questa caratteristica, questi funghi che troviamo lì, no? Crescono gregari, quindi a famiglie, e per di più con i gambi saldati per un piccolo tratto nella porzione basale, una crescita cosiddetta cespitosa connata, anche definita connata. Rivedi la domanda, dai. Sì, allora avviciniamo. Allora, signori, si parlava di funghi più pregiati sul Gargano. Sì. Intanto io vi voglio dire che sto preparando un poster dei funghi commestibili e dei funghi velenosi della zona, dei calendari e anche un testo sui funghi commestibili del Gargano. E allora, noi abbiamo come specie di prima... Allora, intanto diciamo in generale che la maggior parte dei funghi conosciuti sono non commestibili. Un attimo, adesso vediamo. Perché? Perché magari non possiedono caratteri organolettici accettabili per il consumo. Quindi funghi magari con un sapore sgradevole, con un odore sgradevole, oppure troppo, diciamo, tenaci. Per esempio funghi lignicoli che hanno una consistenza, diciamo, che non permette il consumo, quindi sono praticamente tigliosi, sono troppo tenaci. Poi ci sono funghi commestibili, per fortuna in maggioranza rispetto a quelli velenosi. Le specie mortali sono limitate, sono veramente poche le specie mortali, però sul Gargano ci sono alcune specie mortali, come quella che ho mostrato prima, la manita Falloides, non si dice Falloides. Questa è la manita Falloides. Dicevamo i migliori funghi in termini di adesso gusto. Adesso parliamo di funghi migliori. Ecco, questa è una sezione. Questo è un ovolo di specie mortale. Questa è la specie mortale. Per quanto riguarda invece i funghi commestibili, da noi possiamo trovare gli ovoli, la manita cesarea, il fungo reale, il porcino, poi c'è il Boletus regius, che viene anche chiamato porcino reale. Che cos'è questo? C'è il galletto. Sembra un falloide. Sì. C'è, diciamo, lo steccherino dorato, i sanguinelli, le spugnole, genere morchella che troviamo in primavera, il maggiaiolo, il lardaiolo bianco. Ci sono veramente tante specie di eccellente qualità. Il fungo di ferula, il cardoncello. Quindi diciamo che abbiamo, secondo me, a mio avviso, più di un centinaio di specie di prima qualità. Più di un centinaio sul Gargano. Per quanto riguarda i funghi di prima qualità, in realtà di discreta qualità, nonostante che sia molto famoso, però in certe preparazioni risulta anche ottimo. Oggi mangeremo chiodini con verza, vedete? Sono veramente ottimi. Allora, il chiodino va consumato Sì, sì. Vedi? Chiodini, vedi? Sì, sì, questi sono i chiodini. Vedi? Fallo venire qua, questi a Emiliano. No, questi no, sono legnosissimi. Aspetta, fai venire Emiliano, poi gli vedi così ti fa vedere un po'. Aspetta, poi mi devi staccare tutto il cesto. A fianco sta un'altra cosa. Aspetta, sta arrivando lui. Hai visto, diceva allora che il gambo va tolto perché non è assolutamente digeribile e commestibile. Ho detto che ci sono stati dei casi in cui aver mangiato il gambo ha portato qualche problema. Raki! Raki! Vediamo se riusciamo a entrare. Questi sono chiodini proprio nel giusto stadio di crescita. Sì, crescita gregaria.
infatti vengono chiamate anche famigliola buona. No, così, no, allora come vanno presi i funghi? I funghi andrebbero presi, vedete, o mediante una torsione alla base, ecco, un po', ecco, perfettamente così, e poi scattati via, perché il fungo non va tolto come un fiore, altrimenti provochiamo danno al fungo vero e proprio, mi spiego meglio. Quello che noi raccogliamo per il consumo è, tra virgolette, il corpo fruttifero. Quindi praticamente quello che permetterà poi la dispersione delle spore, la continuazione della specie. Ma la pianta, tra virgolette, il corpo vegetativo del fungo si trova nel substrato di crescita. Quindi quando si tratta del chiodino, lo troviamo per esempio in una matrice legnosa. Infatti, anche se questa specie è cresciuta apparentemente sul terreno, dobbiamo immaginare. Infatti, dobbiamo immaginare che il corpo vegetativo è praticamente inserito in questo, diciamo, residuo legnoso. Cioè dalla radice. Allora, abbiamo fatto allora il cosiddetto chiodino famigliola buona, no? Genere Armillaria amellea, è un fungo di discreta comestibilità o di buona qualità, sott'olio diciamo persino ottimo, però occorrono alcune, diciamo, accortezze. Il chiodino va necessariamente prebollito per alcuni minuti, quindi va sbollentato, gettata l'acqua e poi cotto a lungo. Complessivamente sì, il chiodino deve essere cotto quindi intorno ai 20-25 minuti il chiodino. Bene. Poi ancora cotto per 20-25. No, complessivamente, quindi alla fine arrivi a 20. Invece se lo metti sott'olio, diciamo. Sott'olio no, è diverso il discorso, vengono diciamo bolliti generalmente in una miscela costituita da acqua e aceto, insomma, per un quarto d'ora circa, quello solitamente. Sì. E quindi poi va buttata via. Sì, poi vengono messi in vasetti sott'olio. Importante, quando vengono conservati sott'olio, avete trovato le ricette? Sì. No. Come no? Ce l'hai mandata? Certo. Allora, non sono andato a vedere solo le mie. Ah, ecco perché infatti io non ho avuto